Le migliori idee di impresa e tech nate dalla ricerca accademica all'Aquila per una 2 giorni organizzata dall'Ateneo Aquilano, dal Gran Sasso Science Institute e dal New Valley all'Emiciclo in un evento il premio di PN Cube. Imprese arrivate da ben 16 regioni d'Italia. Per la prima volta arriva in Abruzzo l'evento dedicato al Premio Nazionale per l'Innovazione, riconoscimento istituito nel 2023 per diffondere la cultura d'impresa nel sistema della ricerca e sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione. Al premio concorrono i 65 progetti di impresa vincitori delle 15 start-up regionali attivate da 53 atenei e incubatori universitari che aderiscono a PNI Cube, numeri che confermano il PNI come un percorso generativo unico a livello nazionale e locale e come la più grande capillare business plan competition italiana. Abbiamo 65 progetti di impresa, sono progetti early stage, come si dice, quindi nelle fasi iniziali. Alcuni non sono ancora stati costituiti proprio dal notaio in impresa, altri ma sono in corso di lavoro e da questo punto di vista. Sono progetti di impresa che nascono dalla ricerca, dai risultati della ricerca universitaria, quindi sono progetti molto ambiziosi, come si dice, deep tech in termini di potenziale di impatto. Siamo molto contenti di essere qui all'Aquila, come è stato illustrato questa mattina nei saluti da parte della rettrice del Gran Sasso Science Institute, del rettore dell'Ateneo e rappresentanti delle istituzioni. Questo è un territorio molto fertile che è stato capace di grandi risultati in termini di rinnovo anche proprio del territorio, della struttura sociale, delle strutture produttive. Quindi siamo nel luogo giusto, insomma, per presentare e per favorire lo sviluppo di nuove iniziative ambiziose. Previsti 1,5 milioni di euro nel montepremi complessivo, circa 500 mila euro in denaro e 1 milione in servizi offerti dagli atenei e dagli incubatori soci.